Ok ragazzi, partiamo subito con il gameplay numero 14 di Skylander Spyro Adventure in compagnia del vostro Diablodex. Intanto inizierò a scegliere uno Skylander per iniziare questo gameplay, ma mettiamo lui, vai, iniziamo bene, va. Mettiamo Ghost Roaster, vediamo un po' come va. Vediamo un pochettino, va. Calma, Brado. Ora devo ricordare anche la strada. Ah, credo che devo andare qui, eh. La situazione è sì, credo di sì, pensassi. Vediamo il un po'. Il punto è che il nemico è subdolo ed è in vantaggio. Per il momento, si intende. Ok, sì, sì, è in vantaggio. Non abbiamo la potenza di fuoco necessaria per prelevare quell'ingranaggio e metterlo al sicuro. Ci serve il tuo aiuto, soldato. Va bene, va bene. Ok ragazzi, ora siamo pronti per andare al livello... Dov'è la strada? Dov'è? Ecco, qui giù ragazzi, qui giù. E si prosegue con Skylander, ragazzi. Gioco fantastico, veramente gioco fantastico. Tum tum, tum tum, tum tum. Ecco, faccio la mossa brada oggi, Mi chiamo Snuckles. Vai, vediamo, vediamo, mi chiamo, sì. Agente speciale Snuckles. Andiamo, l'ascensore per il magazzino dei troll è da questa parte. Sì, ma togliti quell'imbuto in testa, però. Capitolo 12, ragazzi, eh sì, magazzino dei troll. Ma no, non ma che palle ora fare, eh? Quello. Ormai sono un maestro nei travestimenti. Una volta hai salvato tutti gli abitanti del mio villaggio da un tornado. È stato allora che ho deciso di arruolarmi nelle truppe di difesa Mabu e diventare un vero agente segreto. E questa è la mia prima missione. Incredibile, no? Su, andiamo a prendere quell'ingranaggio d'oro. Sì, se riuscirò a trovare la strada ora. A proseguire nel gameplay, visto che già ho visto, vabbè, lasciamo stare. Vediamo cosa vuole, vediamo cosa vuole. Ecco, ecco, per forza qui devo farlo, per forza questo. Mi stanno sulle palle a fare questa cosa qui, però a quanto pare questa volta sono costretto. Ah, vabbè, vediamo un po' qua. Ok, due. Il problema adesso è fare il terzo, ragazzi. Allora, vediamo un po'. No. A meno che no. Di qua arrivato ancora di qui. Ah, però ok ragazzi, questo si è fatto subito alla grande, vai. Ehi! Aspettami! Ma dai. Ah, lo devo colpire mentre è sbilanciato, anche se vai Ghost Roaster, fatti un po' valere qui. No, no, no. Ecco, devo aspettare che si sbilancia il ragazzo qui, Perfect, ragazzi, perfect. Ma dai, grande, grande. No, devo farne anche un altro lì. Che tortura, ragazzi, che tortura. È una tortura questo gioco, in questo modo, è una tortura, vabbè. Ma dai, ma se mi sta sulle palle fare... Vabbè. Però ragazzi, bisogna farlo, altrimenti qui... Allora, no, Brado di andare di là. Allora, un attimo ragazzi, piano piano cercherò di fare... Tutto. Datemi tempo, datemi il tempo che mi serve. Non mettiamo fretta.
Allora, se adesso io vado di qua, quindi riesco di là. Grande, anche questo è fatto. E beh, vabbè, io cambio lo Skylander, ragazzi. Io mettiamo un po' qui, mi chiede l'elemento foglia qui, vabbè, vita, vabbè. Ecco, mettiamo questo signore qui, va. Ah, lì non si può angolandare, va bene. Lì non si può andare ancora, vabbè, vedremo. Folletto razzo, ragazzi, folletto razzo, attenzione. Il Follengi. tanto ora che fa Brado qui non... non sa che bisogna aprire altre porte che mi stanno lì, molto simpatiche. Beh, beh. Altre combinazioni lì, lo so io, lo so, sì. Ah, lui è al livello 6. Quasi arrivato al livello massimo, livello 10 è il massimo per... Vai. Sono tutti nani qui, ragazzi, Venite, venite, ci penso io. Ah, ok, lì si è aperta la porta. Sì, sì. Ok, gli ho buttato una palla che... vabbè. Credo che il magazzino sia di qua. Di qua? Andiamo di qua? Andiamo di qua, per forza. Snuckles, coraggio! Ecco, quello è il magazzino dei troll. Quei puzzolenti abitanti di Ponti ci conservano tutta la refurtiva. Sì, sì, ok, ok. Lo vedo! L'ingranaggio d'oro! Va a prenderlo! Cioè, volevo dire, andiamo a prenderlo! Presto! Ah, andiamo a prenderlo? Stai calmo. Non si può andare lì. Brucia! Wow, che male! Forse dovrei andarmene a casa. No, aspetta. Devo combattere. Ecco. Ah, quei subdoli troll hanno predisposto... No, vai a casa, vai a casa. Ma dubito che tengano a mente la posizione di tutte quelle mine. Deve esserci una mappa che mostra come attraversarlo. E noi dobbiamo trovarla. Ah, no, devo trovarla, perché tanto non mi aiuti a fare nulla come fanno tutti il resto dei tuoi amichetti qui nel gioco, Devo trovarla, cioè, no, devo. Giustamente. Cos'è questo? Ok, ah, uno su quattro pezzi di mappa, ragazzi. E anche divisa in quattro pezzi, stupendo, vabbè. D'energia sono pieno, quindi inutile. Ok, si può andare lì. Eh sì, devo andare lì per forza, ragazzi. Non ho altre strade da percorrere per il momento. Guardate questo qui. Eh no, lì c'è un'altra serratura già. Ma dai, che sclero che è questo gioco ora, Livello superiore. Vai, livello 7, vai così. No, non so se colpire i barili qui. Ah, sì. A posto, vai. Vai, altra serratura qui della felicità, no? Beh, sempre più intrecciato si fa la storia qui. Allora, uno. No. Uno niente. Ok, uno qui. Dove vado? No, un attimo, ragazzi, vediamo un po' di qua. E due abbiamo risolto. E no, il 3 non è così, ragazzi. Ma dai, però.
Allora, fatemi pensare un attimo, fatemi pensare. Devo pensare un attimo. Ogni tanto penso anche, ragazzi. Allora, se vado qui... No. Se vado lì neanche... complicata qui la situation. Per... Non aspettate, forse ho capito, forse ho capito. Vediamo un po'. Eh sì ragazzi, ok. Ma tanto ce ne saranno altre da fare. Ti pare? Ti pare? Vai. Brado, di qua, Brado, vieni. Eccola, non so se andare di là o salire qui prima. Vabbè. Eh no, qui è l'inizio del livello. Quindi che fa? Devo girare, devo rifare tutto il giro? Bu. Ah, qui c'è anche il fattore degli specchi. Eh beh. Diciamo sempre più facile. Eh beh. Se, buonasera qui. Buonasera. Basta. Allora, in pratica, questa leva qui gira il cristallo, chiamiamolo così. Non so magari se spingerli o meno. Ecco, smetti di lanciare le palle lì che... Allora, spostiamo la cassa. No. Allora, vediamo un po'. Un attimo, ragazzi. Sposto la cassa lì. Mettiamo il cristallo qui, no? Ecco, ora si fa notte, ragazzi, qui, eh. Fidatevi che ora si fa notte, eh. La cassa... No. Ah, vediamo un po' qui. Ah, però se rimetto la cassa qui interrompe. No. Quindi lì non va bene. Qui, ecco, credo che qui deve stare scoperta in qualche modo. Ora non so cosa fare qui, ragazzi, io perché... Questi non si possono spostare. Assolutamente no. Quindi. Ah, è così allora, eh. Ed è così, sì. Possiamo andare avanti ora. Tra poco cambierò anche Skylander, ragazzi, eh. Ah, terza parte della mappa. Figuriamoci per raccogliere l'ultima parte che macello dovrò fare, vabbè. Ok, qui c'è un medaglione da raccogliere subito. Anzi, immediatamente lo raccolgo perché... Vai per Zocno, ma senza che vediamo le mosse, ragazzi, si cambia lo Skylander, giusto per farvene vedere un pochettino di... Per ogni gameplay cercherò di cambiarne abbastanza. Non cerco di fare sempre tutto con uno o con l'altro. Vai. No. È un'altra porta qui da fare, eh? Che a me piace tanto, giusto Diablo?
Ancora. Vabbè, il primo qui è stato facile. Il primo però, ragazzi. Anche il secondo, devo dire. E anche il terzo, dai, qui non ci possiamo lamentare. Perfetto, vai. Vai, livello 3, ragazzi, livello 3, yeah. Grandissimo, livello 3, va bene così. Dammi la coscia di pollo qua. Gli Skylander dell'elemento tecnologia sono più forti in questa zona. Sì, sì, ma adesso lo mettiamo di elemento tecnologia, dammi tempo. Ma dai, devo potenziarlo questo personaggio, ragazzi. Devo potenziarlo, sì, sì. Vai, vai, cosa mi regali di buono? Oh, yeah, vai così. Vai, spacco tutto, ragazzi, spacco tutto. Credo che sono quasi andato con questo personaggio qui, eh. Devo cambiarlo, ragazzi, è morto. Mettiamo chi mettiamo. Adesso ne metto uno io, fatemelo trovare, ragazzi. Fatemelo trovare, dov'è? Eccolo qui. Vieni, vieni. Tra i greppi, vieni, vieni. Che ora ci divertiamo. Lui è a livello 5, beh. Vai, livello 6, ragazzi, livello 6. Ottimo, ottimo. Allora. Non c'è cibo qui. Ok, saliamo sopra. Vai così. E là, vai, raccogli tutto. Vai con i diamanti, vai. Con il cappello da sceriffo, da cowboy lì, vabbè. Sentitelo lì, sentite che pazzo, ragazzi, sentitelo. Sì, Skylander fuoco per aprire la porta, vediamo, vediamo. Ora devo mettere uno Skylander del fuoco, vabbè. Eccolo qui, dai, vai Ignitor, su. Cominciamo, insomma. Ah, si è aperto qui? Gli Skylander dell'elemento fuoco sono più forti in questa zona. Sì, vabbè, ora. Gli Skylander dell'elemento tecnologico. A meno che, ragazzi, non devo scendere giù. Un attimo, forse ho capito, forse. Ecco, posso passare in mezzo alla lava, giustamente. Vai. Grande Brado, vai così. No, un'altra porta da aprire. Non ce la faccio più, ragazzi, non ce la faccio più. È l'unica cosa che non mi piace di questo gioco, aprire quelle porte lì, eh. Perché fa perdere solo tempo e basta. Vabbè che non è detto che devo aprirla per forza questa, comunque. Vedo un po' se riesco a farla, ragazzi, altrimenti non mi interessa, lascio così, eh. Un po' qui. Perfetto. Ecco, ne ho buttato un altro qui, non so come.
Eccone un altro anche qui, ragazzi, eh. Ecco, ora devo cercare. Ah, come si va ora da quella nera lì? Che rottura, che rottura. Ok, adesso devo fare che? Ecco, ecco ragazzi, forse a volte ci riesco, a volte vabbè. Vai, vai. Il tutto per prendere questo pacco regalo, vabbè. Il cappello razzo, ragazzi, lo mettiamo, velocità, sì, vai, vai, guardate, guardate che bello. Grande, vai così, vai. Un Ignitor fantastico. Gli Skylander dell'elemento tecnologia. Vabbè, ora non... no, no. Ma che tecnologia. Ma cos'è successo, ragazzi, lì? Bah. Ha fatto schermo nero per 2 secondi, boh. Ogni tanto impazzisce la mia PlayStation 3, eh? Usa uno Skylander della vita per aprire questa porta. Sì, ma dove devo andare? Mi dici dove devo andare? Uno Skylander della vita? Vabbè. Per aprire questa porta. Allora, un attimo solo. Della vita, ragazzi. Allora, della vita, mettiamo... dovrebbe essere questo. Eh sì, è proprio questo, ragazzi, è proprio questo. Gli Skylander dell'elemento vita sono più forti in questa zona. Me ne sono accorto, me ne sono accorto. Ah, ora qui c'è la chiave, ragazzi. Aha. Facciamo il gioco delle chiavi qui. Vabbè. Che bordello. Che bordello, ragazzi. Vai. Guardate qui. Non so quante porte devo aprire. Quante ne devo aprire. Ah, perfetto. Devo anche... ok. Mi sono finite le chiavi, credo, Mi sono finite le chiavi. Lì ora? Ah, ok, tutto chiuso, tutto chiuso. Vabbè, andiamo qui, tanto ormai da fare. Sì, ora lo vedi, qui. Bene, si parte veramente bene. Ma dai. Vado di qua, ragazzi, per forza, perché... no. No. Eccola così. Qua. Sì, adesso. Ora il problema è lì, ragazzi. È lì il problema. Se, vabbè. Come ci vado lì? Come ci vado? Vediamo un po', vediamo un po'. Così, così, forse ci siamo, ragazzi, forse,
Ci siamo. Benissimo. Ah, e a cosa è servito aprire quella porta lì? Visto che... Vabbè. Sono rimasto bloccato, non mi dite. Ah, forse qui avrei dovuto usare le chiavi nella combinazione giusta. Perfetto. Quindi ora dove vado io? Ottimo lavoro, ora potremo attraversare. Vabbè, abbiamo la mappa completa comunque, quindi visto che hai già la mappa, voglio dire. Certo che ho la mappa, ora bisogna solo capire. Ah, ok. C'è poco da capire perché, ragazzi, compare qui. Lì dovevo usare le chiavi nel modo giusto, forse, perché erano contate, vabbè. Però siamo passati qui e va bene così, dai. Sì. Ah, sta per finire il gameplay numero 14, ragazzi, perché... sta per finire il gameplay numero 14, credo. Credo di sì. No, è finito il gameplay numero 14. È stato un pochettino... Ah, trofeo d'argento, ragazzi. Trofeo d'argento, ottimo. Va benissimo così, l'ingranaggio d'oro, divelto dalla macchina dell'universo, il complesso meccanismo che anima il mondo. Presto toccherà al tuo fango. È vero, il mio fango. Prima l'ingranaggio d'oro e adesso il mio fango verde luccicante. Ora basta, stop con le gentilezze. Non ti definirei esattamente... Convoca il mio esercito di troll. Sferra un attacco in forze. Siamo in guerra. Un ingranaggio impressionante. Non mi dispiacerebbe averne uno così per il mio equipaggiamento. Che tipo di lubrificante richiede? Il più raro di tutti, fango primordiale verde. Ma quando il cuore è stato distrutto, tutto il fango verde è fuoriuscito. E non sappiamo dove trovarne altro. Ora che ci penso, ultimamente l'esercito dei troll ha fatto un gigantesco passo avanti dal punto di vista tecnologico. Scommetto che c'è dietro questo fango verde. Oh no! Terribile! Se i troll hanno scoperto i segreti del fango, sarà praticamente impossibile fermare le loro truppe! I nostri soldati hanno tentato di entrare nella fabbrica principale. Se questo fango è come dici, non possiamo permetterci di fallire. Skylander, devi aiutarci! Possiamo contare su di te per chiudere le fabbriche e recuperare il fango? Allora, ragazzi, per il momento non si va a fare questa missione perché il gameplay numero 14, ragazzi, si conclude qui e quindi ci sentiremo nei prossimi gameplay. Un saluto al vostro Diablotex e gameplay numero 14 concluso. Ciao a tutti!